Una buona giornata a tutti, oggi è martedì 8 ottobre 2013 e cominciamo dall'Ariete. Riflettori stellari sui rapporti interpersonali, evitate gelosie e malumori, fermatevi a riflettere sui lati positivi della vostra amata, sulla validità del vostro rapporto e sulla stima che sicuramente provate per le persone che avete accanto. Toro, oggi potete tranquillamente rilassarvi, godervi la vita, apprezzare ciò che è dolce senza bisogno di stare allerta. Gemelli, costretti a volare a raso terra dalle contingenze odierne e da qualche problema che vi toglie il sonno, lanciate evidenti segnali di insofferenza. Cancro, è certamente un periodo di transizione per voi. Lasciate senza indugio ciò che vi trattiene legati a un passato ormai superato. Leone, state rinforzando la vostra personalità. Vero è che dovete raggiungere anche una tranquillità professionale, finanziaria e affettiva, ma avete già fatto passi importanti. Vergine, malintesi con il prossimo, qualche imprevisto meccanico e una malinconia infondata. La situazione vi opprime. L'unica speranza di salvezza rimane la fuga, arte nella quale siete maestri. Bilancia, brillerete di spirito di intraprendenza e le iniziative non si conteranno. Questo giorno sarà piacevole e gratificante sotto il profilo professionale, in particolare per chi ha un'attività autonoma. Scorpione, non siate troppo analitici, soprattutto in serata. Sembrerete un po' testardi, un po' puntigliosi. Sagittario, le stelle non vi sostengono e la vostra simpatia non basta a salvarvi dalle grinfie di un superiore inflessibile o dal disbrigo di compiti noiosissimi. Capricorno, vivrete una giornata molto produttiva in tutti i settori dell'esistenza. Se avete un partner da parecchio tempo, oggi ci saranno parecchie novità positive nell'ambito del rapporto. Acquario, saprete muovermi in modo saggio e vantaggioso in campo professionale, farete nuove esperienze allargando gli orizzonti. Pesci, farete bene oggi a stare in campana. Sul lavoro le rogne faranno come le ciliegie, una tirerà l'altra. Ed era tutto per l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto come sempre domani alla stessa ora.